Dopo il colpo inferto all'economia legata al turismo estivo, il maltempo rischia di mettere in ginocchio anche quella dell'agroalimentare. Le piogge degli ultimi giorni hanno fermato di fatto le aziende di trasformazione dell'oro rosso, causa carenza del pomodoro. Mancava solamente la pioggia per aumentare i problemi lavorativi alle aziende conserviere e in collegamento ai numerosissimi operai che attendono, come ogni anno, di poter svolgere un'attività lavorativa che consentisse loro di vivere una parte dell'anno in serenità con i proventi del lavoro stagionale. Il maltempo, la pioggia in Campania e in Puglia ha bloccato la raccolta del pomodoro, per cui i camion sono fermi senza trasportare il prodotto alle aziende, che hanno dovuto per forza di cose fermare tutti gli impianti e lasciare a casa le migliaia di persone che concorrono alla produzione dei pomodori pelati. Gli industriali sono preoccupati, pur sapendo che il tempo è uno dei protagonisti della produzione alimentare estiva. Però quest'anno sembra che il signor tempo abbia esagerato, in quanto ha scatenato temporali nel mese di luglio, bloccando la maturazione del pomodoro, e sta scaraventando in questi giorni sulle nostre terre acquazzoni eccezionali che creano difficoltà alla raccolta, in quanto il terreno diventa melmoso e la raccolta diventa difficile da essere effettuata. Purtroppo nell'area pugliese, ma anche nella nostra area, spesso e volentieri di notte sta piovendo e quindi bagnando i campi, con i campi bagnati non si può andare a raccogliere perché il terreno è umido e quindi non si possono fare le raccolte. Quindi dobbiamo aspettare che il terreno si asciughi, che si riprenda la raccolta attività. E quindi poi risentiremo i rumori delle fabbriche. Speriamo che questo tempo, sempre il tempo, non abbia rovinato anche un po' la resa nei campi, quindi la quantità disponibile nei campi, perché ognuno di noi ancora non ha fatto i programmi. Io penso che in generale noi siamo tra il 55 e il 60% della quantità che avevamo programmato e quindi pensiamo di dover fare quell'altra quantità in questo mese di settembre.